Vuoi migliorare il business della tua azienda? Allora devi segmentare secondo la metodologia RFM che permette di capire meglio com'è composta la nostra base clienti e identificare i nostri clienti migliori. In questo video voglio parlarvi di segmentazione RFM, un modo per segmentare la nostra base clienti e ottenere migliori risultati. Riuscire a stabilire il comportamento dei nostri clienti ci permette di segmentare al meglio, quindi ad esempio di identificare i nostri clienti migliori per rivolgere a loro delle promozioni speciali, oppure i nostri clienti più fedeli, lavorare con programmi di fidelizzazione, oppure i clienti che sono più sensibili alle promozioni e quindi catturarli con delle promozioni ad hoc. Con questa metodologia non facciamo altro che segmentare i nostri clienti sulla base del loro comportamento d'acquisto, andando ad analizzare lo storico delle transazioni. Ma perché vi chiederete voi è così importante? Beh, è semplice, perché trattare i clienti nel modo opportuno li renderà ancora più soddisfatti e soprattutto clienti soddisfatti si potranno tramutare in clienti fedeli e, se siamo veramente bravi, in clienti che diventano ambasciatori del nostro brand. Ma per fare questo dobbiamo partire dall'inizio, ovvero capire al meglio chi sono i nostri clienti. Fondamentalmente, quindi, l'analisi RFM ci permette di fare ben sei cose: segmentare i clienti in cluster omogenei di comportamento, identificare i potenziali clienti da abbandonare perché non profittevoli, personalizzare le attività di marketing ed in particolare quelle di marketing automation, calcolare i break-even in base alla promozione, migliorare l'acquisizione di nuovi clienti in base ai canali e al loro valore nel tempo, ed infine profilare le buyer personas. Quindi, in sostanza, abbiamo dei vantaggi veramente importanti. Innanzitutto minori costi di gestione e minori costi di advertising, perché quello che facciamo è estremamente mirato e alla fine generiamo anche un passaparola positivo, e questo è ancora oggi, nel 2021, uno dei più potenti strumenti di marketing. La tecnica nasce dal marketing diretto tradizionale e nasce proprio per un'esigenza di risparmio dei costi. Naturalmente funziona anche oggi con il digitale, anzi l'arrivo dei dati ci permette di fare analisi ancora più precise e quindi di comprendere ancora meglio il comportamento dei nostri clienti e di conseguenza ottimizzare al meglio le nostre iniziative di digital marketing. Sapete ormai tutti da numerosissime ricerche che acquisire un nuovo cliente può costare dalle 5 alle 25 volte in più rispetto a mantenerne uno. Quindi è essenziale identificare quali sono questi clienti da mantenere per attuare delle politiche di manutenzione, di retention opportune, e questo ci permetterà di aumentare enormemente il valore del nostro business. Identificare i clienti più interessanti è assolutamente fondamentale. Ricordate, lo sapete benissimo, la fedeltà paga, e anche bene, aggiungerei, solo che è molto, ma molto, ma molto difficile da ottenere. Oggi, soprattutto nel mondo digitale, perché siamo diventati tutti molto più infedeli e il nostro concorrente è a distanza di un click da noi. Quindi queste politiche di retention sono assolutamente fondamentali, ne parleremo in un prossimo video, ma oggi siamo qui per capire il primo passo di questa strategia, cioè quella di capire com'è fatta la nostra base clienti, e per questo la segmentiamo con la metodologia RFM. Ma insomma, come funziona questa metodologia RFM? Il modello si appoggia al famoso principio di Pareto che tutti voi conoscete, cioè che il 20% dei clienti genera l'80% dei profitti. È quindi fondamentale capire bene questo 20% di clienti che ci genera così tanti profitti, capire chi sono, soddisfarli al meglio, e poi questa informazione ci serve per andare ad identificare altri prospect che hanno le stesse caratteristiche e che quindi io potrei servire al meglio per trasformarli in clienti profittevoli. Ovviamente un'informazione essenziale che tutti devono sapere è quella dei ricavi generati da ciascun cliente. Ma questa informazione, che è un numero puntuale, non ci dà l'informazione nel tempo, quello che proprio serve a noi, ovvero come questi ricavi generati dal nostro cliente si sviluppano nel tempo. Ed ecco qui che arrivano le nostre tre variabili RFM. Ma quali sono queste variabili? Allora, RFM: Recency, Frequency, Monetary. Recency: recenza, ovvero quanto tempo è passato dall'ultimo acquisto. Un'informazione molto importante, perché se sappiamo che il nostro cliente
viene ogni settimana ed è venuto un giorno fa, sappiamo che per i prossimi 5-6 giorni non lo rivedremo. Frequency, ovvero la frequenza di acquisto in un dato periodo di tempo, ci fa capire quante volte il cliente torna da noi, ad esempio in un mese, in un periodo di 15 giorni, in un anno, dipende ovviamente dal periodo di acquisto medio dei vostri prodotti. Facciamo un esempio: un ristoratore ha un menù di pesce, ovviamente deve comprare il pesce fresco tutte le mattine e quindi noi sappiamo che la frequenza del nostro acquisto è quotidiana. Se un ristoratore non viene da noi dopo 2, 3, 4 giorni, allora deve suonare il campanello d'allarme. Forse è già troppo tardi. Infine, monetary, ovvero quanto il cliente spende mediamente da noi, diciamo così, lo scontrino medio del nostro cliente. Se ci accorgiamo che il cliente inizia a spendere meno, anche in questo caso può suonare un campanello d'allarme. Quindi, in definitiva, noi abbiamo questi tre parametri. Quante volte il cliente compra da noi? Quanto tempo è passato dall'ultima visita del nostro cliente? Quanto spende, quindi quanto è lo scontrino medio? Queste informazioni ci danno una fotografia molto interessante dei nostri clienti. Quindi possiamo avere clienti che vengono spesso ma spendono poco. Possiamo avere clienti che invece vengono di rado e spendono di più. Possiamo avere clienti molto importanti che vengono spesso e comprano spesso. E poi possiamo anche analizzare appunto la recenza, quindi da quanto tempo un cliente non viene più. Le politiche di marketing cambiano anche proprio in funzione del comportamento dei clienti. Un cliente che spende poco ma viene spesso lo gestirò in un certo modo, un cliente che viene poco ma spende tanto lo gestirò in altro modo. Però è fondamentale conoscere questi due comportamenti d'acquisto diversi, perché i nostri clienti risponderanno quindi ad azioni di marketing diverse. Ma perché, vi chiederete voi, è così importante? Beh, è semplice, perché trattare i clienti nel modo opportuno li renderà ancora più soddisfatti e soprattutto clienti soddisfatti si potranno tramutare in clienti fedeli e, se siamo veramente bravi, in clienti che diventano ambasciatori del nostro brand. Spesso la maggior parte dei marketers si preoccupa soltanto dei lead, ma come abbiamo detto prima ci sono tantissime ricerche che ci fanno capire che è sì importante generare nuovi clienti, ma è fondamentale mantenere e gestire i clienti attuali. Il nostro parco clienti è uno degli asset più importanti che abbiamo. Questa metodologia ci permette di segmentare i nostri clienti in base ai nostri tre parametri, recency, frequency e monetary, che ci permette di appunto capire al meglio il comportamento acquisto dei nostri clienti e quindi segmentarli in opportuni segmenti che risponderanno in modo diverso alle nostre politiche di marketing. A questo punto, una volta fatta la segmentazione, potrò gestire con strategie diverse i nostri segmenti. La base clienti è uno degli asset più importanti che abbiamo a disposizione e quindi lo dobbiamo gestire al meglio. Per fare questo, appunto, dobbiamo conoscere il comportamento d'acquisto dei nostri clienti e quindi dobbiamo segmentarli in modo da elaborare delle strategie diverse a seconda del segmento in cui operiamo. Sapete bene, posso utilizzare tre tipi di strategie: la strategia indifferenziata, quella differenziata o quella concentrata. La strategia indifferenziata è quella con la quale noi utilizziamo la stessa azione di marketing su tutto il nostro parco clienti. È chiaro che se io lo faccio però avendo in mente quali sono le caratteristiche dei nostri clienti, quindi quali sono i segmenti che sono presenti all'interno dei nostri clienti, posso cercare di creare un'azione di marketing che faccia leva su quello che più li accomuna. Però questo lo posso fare soltanto quando ho fatto un'adeguata analisi. Quindi è molto diverso da dire: faccio un'azione di marketing sul mio parco clienti senza sapere chi sono, oppure faccio una strategia di marketing sul mio parco clienti, una strategia di marketing indifferenziata, però so bene quali sono le differenze all'interno del mio parco clienti e quindi vado a cercare quello che più li accomuna in modo da fare un'azione che abbia la maggior probabilità di successo. Sapete bene che se invece voglio fare una strategia di marketing differenziato, io vado a segmentare il mio parco clienti e vado ad applicare delle strategie diverse per ciascun segmento. In questo modo sono molto più focalizzato su ciascuno dei segmenti, quindi vado a creare un'azione che è perfettamente attagliata a ciascuno dei segmenti, quindi mi aspetto delle performance migliori. Chiaramente la strategia di marketing differenziata è una strategia di marketing che però si applica a tutto il parco clienti. Infine, invece, ho la strategia concentrata, in cui io scelgo uno o più segmenti, ma non tutto il mio parco clienti, per fare un'azione mirata. Ad esempio, scelgo
le persone sensibili alle promozioni. Sono magari in un momento di fiacca di fatturato, io so che ho un cluster di clienti sensibili alle promozioni, quindi lancio una promozione pensando proprio a loro e avrò delle ottime probabilità di successo, perché so già che quei clienti reagiscono in maniera molto positiva alle mie promozioni. E siamo arrivati anche questa volta alla fine del nostro video. Mi auguro che abbiate compreso appieno le potenzialità di questa metodologia e soprattutto l'utilità di questa metodologia. Se avete osservazioni o domande, fatele pure nei commenti, sarò ben lieto di rispondere. Se volete approfondire, vi consiglio di andare a dare un'occhiata sul sito giacomomelani.com, dove c'è un post che parla di questo, come vi ho detto, con alcuni esempi disponibili. Se sei arrivato a questo punto, allora non posso fare altro che ringraziarti, e allora ti chiedo anche di fare like e di iscriverti al canale per non perdere contenuti. Vieni anche a visitare il mio sito giacomomelani.com, dove troverai tanti approfondimenti. Ti puoi iscrivere, c'è un link qui nella descrizione, e tutte le settimane riceverai contenuti di questo tipo da leggerti con comodo col tuo telefono. Insomma, leggetelo. E anche questa volta è tutto, quindi vi auguro una buona segmentazione con la metodologia RFM e ci vediamo al prossimo video. Ciao!